terrò compagnia per il webinar di oggi. Accanto a me già vedete Gigi Cogo e Giovanni Gentili, rispettivamente Regione Veneto e Regione Umbria, che oggi sono stati così gentili da accettare il nostro invito e da partecipare al webinar di oggi. Ne approfitto, qualcuno già scrive in chat, ci scrivete buongiorno, grazie mille Carla Pellizzari che ci dice che il video e l'audio sono corretti, quindi immagino non ci siano problemi, possiamo iniziare ad aprire il webinar. Come vi dicevo, io vi tengo compagnia giusto per un po', nel senso che faccio una breve introduzione che dà modo ai partecipanti di raggiungerci, nel senso che voi che siete già qui siete stati particolarmente puntuali e vi ringraziamo, siete già 68 in questo momento. Considerando che questo evento, questo webinar aveva 230 iscrizioni, credo ci aspettiamo che arrivi giusto qualcun altro, quindi magari iniziamo in maniera un po' più lieve e poi anche per dare modo, insomma, per lasciar trascorrere un po' di tempo e dare modo a tutti di entrare. Io ne approfitto molto brevemente per raccontarvi un minimo l'ambito in cui nascono questi seminari, anche se, come dire, se ci seguite da un po', sapete che come portale dati.gov.it abbiamo una tradizione, quinquennale. Scoprivamo prima con Gianluca Finito di webinar sull'open data. Peraltro oggi, se volete, siete proprio per approfittare di questi minuti iniziali, volevo fare un breve inciso nostalgico, nel senso che Gigi Cocco, che vedete qui accanto a me, è stato il primo relatore del primo ciclo di webinar sull'open data. Correva l'anno 2012, credo, qualcosa di simile, quindi insomma, più o meno, no, non so se queste cose declinarle in senso positivo o negativo, cioè più o meno siamo le stesse persone che raccontiamo cose simili. Qualcosa è stato fatto, però, come direbbe qualcuno. E quindi, insomma, mi piaceva rilanciare questa cosa. Qualcosa è cambiato comunque nel taglio di questi webinar, nel senso che fino a un po' di tempo fa nascevano all'interno del portale dati.gov.it. In questo momento, come dice, siamo allargati, quantomeno la partecipazione è più ampia, anche perché nascono in un contesto più largo e più articolato, se volete, che è quello del network OT11 OT2, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nato nell'ambito del PON Governance, che come sapete è il piano nazionale che regola tutta una serie di attività della pubblica amministrazione su mandato nazionale e in particolare incide su due aree obiettivo, l'area obiettivo 11 e l'area obiettivo 2. O meglio, l'obiettivo tematico 11 e l'obiettivo tematico 2. L'idea era quella di mettere insieme, far ragionare soggetti diversi che come pubblica amministrazione hanno in carico hanno il compito di portare avanti queste politiche orientate a questi due obiettivi tematici e quindi permettere di dialogare. Il dialogo è avvenuto sulla base di alcuni ambiti tematici, come Formez in parte, ma soprattutto come agenzia per l'Italia Digitale, in particolare Gabriele Ciasullo, che è uno dei relatori di oggi, che purtroppo non ci sarà, quindi proverò a dirvi io qualcosa rispetto a come ha funzionato finora. Il tema presidiato era quello del data e open data management, non soltanto open data, ma più in generale il tema dei dati. È una cosa che credo ritornerà anche negli interventi successivi, sia quello di Gigi che quello di Giovanni, come dire. Open data inizia a starci un po' stretto, l'idea è quella di allargare ai dati pubblici, all'informazione pubblica veicolata attraverso strumenti condivisi, attraverso strumenti tecnologicamente avanzati che fino a un po' di tempo fa potevano essere gli open data, ma adesso stanno diventando sempre di più formule più ampie. Faccio riferimento in particolare all'API, faccio riferimento a tutta una serie di nuove tecnologie che sulla base di informazioni, le informazioni restano le stesse, restano informazioni pubbliche che, come abbiamo avuto modo di dire più e più volte parlando di open data, è una cosa che in quanto prodotta da pubblica amministrazione deve essere esposta in formato accessibile a chiunque, però le tecnologie stanno cambiando, cambiano le tecnologie, cambiano le possibilità di mettere mano a questa informazione per generare servizi. Tutte queste cose magari ne parleremo un po' meglio più avanti, però tutto questo per dirvi che è l'area OT11-OT2, la cosa che volevo raccontarvi oggi, l'iniziativa del Dipartimento e di Agid, che in qualche maniera in questo momento sta cercando di tirare le file di un discorso ampio, articolato, suddiviso tra vari interlocutori, e in particolare nei webinar di oggi e nei tre webinar dello stesso ciclo, le edizioni passate, abbiamo parlato con le regioni, che insomma sono alcuni degli attori
attori principali. Per questo ciclo, è un secondo ciclo, ne abbiamo già fatto un altro nei mesi precedenti, che ha avuto tre webinar, peraltro anche molto molto partecipati, quindi nonostante siano passati 5 anni dai primi webinar di Go, ci fa piacere sapere che continua ad esserci molta gente che è interessata a questi contenuti. In particolare oggi abbiamo modo di parlare dell'esperienza regionale del Veneto e dell'Umbria di qui a qualche settimana. Giovedì 20 aprile, o più probabilmente il 27, vediamo, forse c'è un piccolo aggiustamento di data. Ragioneremo degli stessi temi con la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna. Probabilmente faremo anche un terzo ciclo rispetto sempre in ambito OT11, OT2, e sempre guardando al tema del data management e dell'open data management, però su questo magari torno ad aggiornarvi più avanti. Oggi vi dicevo, ne avremmo dovuto parlare con Gabriele, mi spiace molto che non ho avuto modo di esserci, però ripeto, provo a dirvi io qualcosina rispetto alle cose che stiamo portando avanti insieme ad Agid in questo ambito e in particolare attraverso il portale dati.gov.it. Poi passo la palla a Gigi Cogo e a Lorenzo Gubian, che non so se ha avuto modo di affacciarsi, però nel caso sicuramente Gigi ci dirà qualcosa in più. E infine concludiamo con Giovanni Gentili e Andrea Castellani che ci raccontano l'esperienza della Regione Umbria. Vi terremo compagnia per un'oretta abbondante, un'ora e mezza, e ne approfitto per dirvi sin da subito che, come da tradizione, a noi piace parecchio ragionare, cioè usare il webinar come se fosse un seminario vero e proprio, quindi la chat ci dà modo di chiacchierare rispetto agli interventi che i nostri relatori portano avanti, quindi continuate a farlo così come lo state facendo, nel senso che eventuali domande che dovessero venirvi in mente nel momento in cui io o i nostri relatori facciamo i nostri interventi, vi preghiamo di scriverle in chat in maniera tale che possiamo riprenderle e proporle a Gigi, a Giovanni e ai loro colleghi nel momento in cui vi concludono i loro interventi. Come sempre, come da tradizione, la registrazione integrale del webinar viene resa disponibile sulla piattaforma 20PA, così come vengono rese disponibili le slide dei relatori. Dal momento che facciamo open data non possiamo esimerci da utilizzare licenze aperte, anche in questo caso i materiali vengono rilasciati con licenza Creative Commons by SA. La pagina a cui la cosa più logica ci è venuta in mente sin da subito per raccogliere i materiali prodotti nel corso dei vari seminari è la stessa pagina da cui vi siete iscritti, quindi sul link che trovate in basso, che credo sia attivo, sì, 20PA, come vi dicevo prima, sulla piattaforma 20PA, questa stessa pagina di qui a un po' di tempo, cioè probabilmente già questo pomeriggio, ospiterà un embed con il video, la registrazione integrale del webinar che si sta svolgendo adesso e le slide utilizzate da me e dagli altri relatori. Quindi, come dire, in logica di condivisione della conoscenza prodotta, cerchiamo di restituire tutto di volta in volta. Io, come vi dicevo, mi spiace del fatto che Gabriele non sia riuscito ad arrivare oggi, quindi io in maniera assolutamente indegna provo a raccontarvi giusto un paio di cose che mi ha indicato Gabriele che gli premeva, come dire, iniziare ad animare attraverso questi webinar. Come vi dicevo, il portale DatiGov è un po' il centro, insomma, noi cerchiamo di far convergere su DatiGov tutta una serie di iniziative che magari sono anche quindi sparse su altri siti, ma cerchiamo di recuperarle tutte attraverso il portale. Quindi, come dire, il punto di partenza è resta sempre e continua ad essere sempre DatiGov. Da un po' di tempo a questa parte, credo da meno di una settimana, i più attenti di voi avranno notato che due delle sezioni principali del portale, cioè sviluppatori e la nuova sezione monitoraggio, sono cambiate e mi premeva raccontarvi questi cambiamenti proprio per dirvi quelle che sono le attività principali che stiamo portando avanti e, come vi dicevo un attimo fa, si ripercuotono sul portale datigov.it. Innanzitutto vi parlo di un'iniziativa estremamente interessante portata avanti da Agid insieme al team digitale
Il team digitale di Piacentini immagino che ne abbiate, che avete avuto modo di conoscere una delle iniziative più pesanti, più importanti degli ultimi mesi del governo italiano sulla intera partita del digitale nella pubblica amministrazione è appunto il team digitale di Piacentini che opera in raccordo con le pubbliche amministrazioni per portare innovazione tecnologica. Sono varie le iniziative che sta portando avanti il team. A me interessava soprattutto raccontarvi quello che incide maggiormente sul portale dati.gov.it, che è l'iniziativa Developer Italia. Ovviamente trovate a questa pagina di dati.gov maggiori informazioni. Io magari vi metto pure un link in chat così potete saperne di più, abbiamo un minimo di tracciamento. Developers Italia è una piattaforma aperta, è una piattaforma di sviluppo, quindi è una classica piattaforma che nella migliore tradizione vuole raccogliere i contributi, gli spunti, le indicazioni di sviluppatori, di gente che mettendo mano al codice della pubblica amministrazione, dei prodotti resi disponibili alla pubblica amministrazione, li alimenta, li migliora, li allarga, ne cambia le prospettive, aggiunge valore aggiunto per i servizi dei cittadini e tutto questo converge da un paio di settimane a questa parte su questa piattaforma che si chiama developers.it, Developers Italia. Ci sono vari progetti che la piattaforma ospita, sono coordinati appunto da membri del team digitale in raccordo con le persone che presidiano gli stessi progetti per Agid, e tra le altre cose c'è anche il portale dati.gov.it. In questa pagina, che è una pagina dedicata all'interno della piattaforma Developers IT, dove sono, come Agid e come team digitale, sono stati resi disponibili una serie di materiali che, ripeto, si rivolgono alla community degli sviluppatori che vuole mettere mano al codice e allo sviluppo di progetti pubblici, in particolare nel nostro caso del portale nazionale dati.gov.it, attraverso una serie di materiali classici che, come dire, parlano un linguaggio molto vicino a quello delle community di sviluppo open source. Credo che sia un tema anche in questo caso che sia Gigi che Giovanni conoscono particolarmente bene, e quindi abbiamo innanzitutto reso disponibile sul portale la documentazione, il codice sorgente, l'architettura software che governa il sito e soprattutto quella che è l'evoluzione che contiamo di dargli, quindi su questo è importante, nel senso che la collaborazione avviene sulla base di obiettivi condivisi attraverso questa piattaforma e la community di sviluppo che presidia il tema dei dati, ma più in generale il tema dell'open source nella pubblica amministrazione, può vedere quella che è la di direzione che come DatiGov intendiamo prendere e contribuire sulla base di una direzione già decisa e condivisa alla base. Ovviamente la stessa direzione, gli stessi obiettivi sono oggetto di discussione, c'è cioè un issue tracker, cioè piattaforma che consente a soggetti diversi di dare la propria opinione, dare i propri spunti e cercare di comprendere come questi si possono amalgamare rispetto all'obiettivo generale che è quello dell'evoluzione del portale. La parola centrale ovviamente in questo caso è la collaborazione, il fatto che un percorso sia condiviso con soggetti diversi, con professionalità diverse e l'obiettivo comune di tutti i progetti che sia Developers IT, ma in generale tutti i progetti che portiamo avanti come Formez, come Agenda, come Agid e in generale come pubblica amministrazione, è quello di offrire un servizio migliore ai cittadini. E quindi questa è una delle novità più rilevanti del portale DatiGov nell'ultimo periodo. Io, come vi dicevo, vi ho dato qualche riferimento, poi magari potete tranquillamente approfondirlo guardando le pagine che vi ho segnalato. La seconda pagina di cui invece vi volevo parlare è un'attività seria, impegnativa, abbastanza grossa, che è quella che riguarda il monitoraggio. Non come portale nazionale dati.gov.it non solo esponiamo dati, ma facciamo tutta una serie di iniziative che da un lato magari, così come stiamo facendo adesso, servono a divulgare la cultura dei dati aperti, servono a informare, a condividere
ottime, buone esperienze che continuano ad avvenire in Italia ed è una cosa che ci fa particolarmente piacere raccontarle, dargli visibilità, così come cerchiamo di capire a che punto siamo rispetto a una politica come quella della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico attraverso i dati aperti, che come, un po' come dicevamo prima, un po' come vi raccontavo a proposito di Area 811 e 812, coinvolge soggetti diversi, con professionalità diverse, con storie differenti, e quindi diventa importante riuscire a capire a che punto è. Per fare un buon monitoraggio abbiamo bisogno sostanzialmente di due cose, di unità di misura che ci permettono di capire come pesare gli eventi e di strumenti di analisi che invece ci permettono di fare, come dire, una valutazione ogni tot che ci aiuti a capire a che punto siamo. Area 811 e T2 in questo caso ci è stata estremamente utile, è stata estremamente utile ai membri della comunità pubblica che presidia il tema dell'open data per riuscire a come dire, arrivare a entrambi questi strumenti. Ve lo racconto meglio. Nella pagina monitoraggio del portale dati.gov.it abbiamo reso disponibile all'inizio di questa settimana due strumenti essenziali per capire come sta andando l'open data in Italia, cioè il rapporto annuale sulla disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto e il paniere dinamico dei dataset. Rapidamente provo a raccontarvi di che cosa si tratta. Riuscire a capire a che punto siamo sul percorso di valorizzazione dei dati aperti non è semplicissimo, nel senso che bisogna innanzitutto mettersi d'accordo su che cosa andiamo a valutare, e in questo caso l'area 811T2 è stato il luogo in cui animare il dibattito su quali sono gli elementi che vogliamo valutare nel momento in cui parliamo di open data, parliamo di incidenza pubblica sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico aperto. Attenzione, non parliamo di singole amministrazioni, nel momento in cui parliamo di patrimonio informativo pubblico parliamo della pubblica amministrazione, cioè dell'insieme degli vari enti che compongono la pubblica amministrazione. Quindi in questo caso la scelta sul paniere era indispensabile riuscire ad avere delle unità di misura che andassero a pesare quella che è l'incidenza, soprattutto a livello nazionale e a livello regionale, perché sono i due livelli che producono più dati e che quindi ci danno meglio la dimensione di quello che sta avvenendo. Attraverso Area 811 e T2 si è aperto un dibattito su quali dovessero essere questi dataset da pesare e quindi siamo riusciti a definire, insomma, sul problema è soprattutto un lavoro che ha portato avanti l'Agenzia per l'Italia Digitale. E definire un paniere base, cioè una serie di dataset che potessero essere utili a pesare la situazione italiana rispetto al tema dei dati aperti. Quindi sulla base di questo paniere condiviso si è portata avanti un'attività di monitoraggio, di individuazione di indicatori di misurazione e quindi è avvenuto il monitoraggio vero e proprio. Il monitoraggio vero e proprio ha prodotto il rapporto annuale sulla disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto, che peraltro, come notate, è un titolo estremamente agevole, forse dovremmo trovare un modo per abbreviarlo un pochino. A cosa serve? Cioè, qual è l'obiettivo? L'obiettivo principale è dare contenuto quantitativo a un indicatore che era definito nell'accordo di partenariato 14-20, che si chiama numero di banche dati pubblici disponibili in formato aperto e ovviamente riprende lo stesso nome. Voi immagino sappiate che ad esempio il PON Governance per valutare la propria incidenza, l'incidenza delle politiche che finanzia e l'incidenza delle politiche che porta avanti, si è dotato di un framework di valutazione. Questo framework è composto da una serie di indicatori. Uno di questi indicatori valuta appunto la disponibilità di banche dati in formato aperto. Però non solo, il rapporto è importante in questo momento, ha varie funzioni, oltre alla funzione di, come dire, dare una dimensione sull'attuazione dell'accordo di partenariato. Si può anche guardare al rapporto come luogo in cui l'articolo 52 del CAD, che immagino sappiate, un po' come dire,
descrive l'open data nel documento più importante per l'innovazione digitale pubblica, che è il codice dell'amministrazione digitale, dove si dice che appunto l'Agenzia dell'Italia Digitale di anno in anno provvede a dare una dimensione del fenomeno italiano. Quindi questo rapporto serve anche a capire qual è la dimensione dell'open data in Italia. E infine, cosa che ci viene comoda anche per raccontarvi qualcos'altro che devi in chiusura del mio intervento, voi sapete che tutta questa roba, tutta la partita dell'informazione pubblica rilasciata in formato aperto è più o meno regolata a livello europeo dalla Public Sector Information, che è una direttiva europea che da un po' di tempo stabilisce un principio, se volete, anche abbastanza ovvio, cioè che nel momento in cui le informazioni sono prodotte da pubbliche amministrazioni, sono quindi pagate dai cittadini ed è cosa buona e giusta che vengano rilasciate con un formato aperto, cioè con una licenza aperta e con un formato che non ne ostacoli la diffusione. Se volete, l'open data discende un po' da questo concetto. E mentre la Public Sector Information però cioè non è focalizzata soltanto sui dati, ma si estende a qualunque genere di informazione pubblica, che siano rapporti, che siano studi di fattibilità, che siano fotografie, che siano qualunque cosa viene prodotta con fondi pubblici, in qualche modo la Public Sector Information ci dice che deve tornare. E ne approfitto per fare come dire, un ragionamento un po' più ampio sul Public Sector Information per dirvi che è uno degli obiettivi che, come portale dati Gov, ci poniamo a breve termine, nel senso che così come noi cerchiamo di capire quella che è la situazione della diffusione del fenomeno open data in Italia presso, cioè, che cosa sta avvenendo sulle politiche di open data in Italia attraverso il paniere, attraverso il rapporto, l'Unione Europea chiede di volta in volta ai singoli stati membri di capire quello che è lo stato di attuazione della direttiva PSI, di capire quanto le pubbliche amministrazioni di tutti i paesi europei abbiano acquisito, se volete, quasi culturalmente l'idea di informazione pubblica aperta e quanto la PSI stia davvero funzionando nell'incidenza delle politiche per come vengono disegnate a livello centrale, regionale e a tutti i livelli della pubblica amministrazione e come poi vengono implementate. L'obiettivo dell'Unione Europea è quello di avere un quadro di tutti i paesi europei, di coglierne le differenze, di cercare di capire come questa cosa sta andando avanti, come i singoli paesi stanno adottando buone pratiche, come stanno calando sui propri territori il concetto di informazione pubblica aperta e di volta in volta lo chiede alle autorità nazionali, nel caso dell'Italia lo chiede all'Agenzia per l'Italia Digitale, che annualmente redige un rapporto che da quest'anno sarà un po' diverso, nel senso che il rapporto verrà certamente scritto e una serie di domande vengono poste alle autorità nazionali e quindi, come dire, il livello della risposta è certamente nazionale. Però ci sono molte domande che può essere interessante a nostra volta porre alle pubbliche amministrazioni locali. Quindi l'idea che ci è venuta in mente e che pubblicheremo di qui a pochissimo è un questionario aperto a tutte le pubbliche amministrazioni italiane che chiunque abbia voglia, chiunque abbia a cuore il monitoraggio dell'implementazione della direttiva PSI può compilare in maniera tale da farci capire a livello nazionale quello che poi è la vera attuazione della PSI sui territori. Quindi di qui a, insomma, mi auguro la fine di questa settimana, molto probabilmente la prossima, avremo certamente modo di parlarne in successivi webinar e una serie di comunicazioni sul portale dati.gov. Vi chiedo sin d'ora di dare un'occhiata a questa cosa e di aiutarci a capire quella che è la dimensione italiana dell'implementazione della direttiva PSI compilando questo questionario. Comunque, ripeto, era giusto un'anticipazione, io sto ancora una volta indegnamente facendo il ruolo di Gabriele Ciasullo che oggi non poteva essere qui, però insomma, l'idea ripeto, è quella di provare a coinvolgere in piena logica open government, in piena logica di collaborazione tutte le pubbliche amministrazioni italiane nel monitoraggio e all'attuazione di una politica europea che poi negli anni è certamente diventata una politica nazionale. Dette queste due cose, io ho ovviamente sforato i miei tempi perché di solito cazzio sempre i relatori perché sforano i loro, ma io a mia volta ho sforato il mio, quindi direi che Gigi, se per te è ok, io ti passerei la parola, quindi ti chiederei di aprire. Perfetto, chiudo il mio microfono, Gianluca ha fatto partire, a te Gigi. Grazie Gianfranco. Beh, mi hai già messo nella condizione di dover così manifestare tutta la mia vecchiaia quando hai citato da quanti anni trattiamo questi temi.
effettivamente è abbastanza imbarazzante, e imbarazzante perché è un po' il motivo anche della trattazione dell'argomento e come cercherò di esplicitarla, perlomeno nella visione che abbiamo qui in Regione Veneto, che comunque è una visione che condivido al 100% non solo per senso di appartenenza, ma perché veramente credo sia la chiave di volta per dare una spinta ulteriore all'open data. Ecco, dicevo questo, sono tanti anni che ne parliamo, ma ancora vedo che alcuni temi sono trattati come fossero logica e diciamo probabilmente anche conseguenza di quelli che sono gli adempimenti. Questo è un tema che a me non convince particolarmente e non convince neanche noi come regione, nel senso che siamo molto più propensi a pensare che c'è bisogno di una spinta da fuori, chiamiamola demand driven o data driven, come volete chiamarla, però bisogna fare in modo che chi alla fine userà i dati e con i dati potrà produrre una qualsiasi cosa, che poi cercherò di esplicitarvi durante questo piccolo intervento, sia quello che convinca il pubblico dipendente a liberare i dati, altrimenti adempimenti, ma anche piani operativi, come abbiamo visto, ed opportunità, indicatori, direttive europee, piuttosto che grandi disponibilità di API per fare le cose, perlomeno nel territorio nostro non funzionano, nel senso che quindi vi descrivo che cosa stiamo facendo e perché siamo convinti di fare una spinta dettata e imposta dal mercato. Allora, andando avanti con le slide, beh, noi un po' di orgoglio sul dire che siamo stati i primi a prendere in riuso il portale dei dati nazionale, quindi abbiamo stabilito da subito conformes allora e ora con Agid un rapporto diciamo diretto, anche poi nello scambio delle tecnologie, delle conoscenze e ovviamente nell'interscambio, nell'harvesting dei dati. Ultimamente siamo un po' indietro, non siamo ancora passati a DICAM, ma questo è un problema legato anche a un refresh tecnologico che stiamo facendo, siamo in piena gara, è una cosa pubblica, quindi stiamo rimettendo mano a tutto il sistema ICT dell'ente, per cui nei prossimi mesi adegueremo anche alle nuove tecnologie il portale. E il portale che cosa offre sostanzialmente? Offre oltre che una vista su pochi dataset, noi ne abbiamo tantissimi, poi parlerò del perché anche. Non mettiamo tutto in open data o non insistiamo per avere esattamente tutto. E offriamo riuso ovviamente per tutti quegli enti che non hanno la possibilità né economica né tantomeno tecnologica, sia di competenze o che di tempo, per potersi gestire un piccolo portalino. Ospitiamo ovviamente tutte le agenzie regionali, quindi tutto ciò che è nostro. Nostra emanazione, spin-off o partecipata, a cominciare dall'ARPAV, tanto per cui abbiamo dati sull'ambiente. E da subito questa è stata una specifica intenzione da portare anche in provvedimento della Giunta. Abbiamo voluto che chi gestisce l'open data lo faccia in una modalità di gruppo di lavoro, quindi non è che noi abbiamo istituito un ufficio, sì, io sono capo progetto, però ho un sacco di cose da fare negli ambiti dell'azienda digitale del Veneto, quindi l'Open Data è uno dei progetti che seguo, ma ho un enorme gruppo di lavoro suddiviso anche per competenze specifiche che si riunisce sia in modalità ovviamente di rete, ma spesso in modalità molto conviviale ed analogica, e cerca di capire come portare avanti la parte evolutiva. L'abbiamo voluto mettere in provvedimento perché uno dei principi tutto l'open data, ma anche dell'open government, è ovviamente la collaborazione e la partecipazione. Non può essere visto anche questo come un adempimento, specialmente all'interno dell'ente, non è che noi possiamo istituire un ufficio e poi dire al resto in chat che qualcuno diceva che parlo piano. Quindi non lo mettiamo come adempimento e quindi non è che rimaniamo lettere circolari o moniti, liberate i dati. Cerchiamo di coinvolgere tutte le strutture nel gruppo di lavoro e lo stesso facciamo anche con gli enti locali del territorio
e anche con il mercato, nel senso che nei nostri gruppi di lavoro ci sono ovviamente le università, centri di ricerca, c'è Confindustria, Confartigianato, ci sono molte start-up, eccetera, eccetera. Abbiamo stipulato da poco un accordo con l'Università di Venezia, un accordo molto interessante, molto carino proprio nell'ottica del demand-driven di cui vi dicevo prima, perché praticamente i ragazzi che studiano il corso di ingegneria del software qui a Ca' Foscari sono obbligati alla fine del loro esame a presentare un project work. Il project work non è altro che lo sviluppo di un'app basata sui dati che rendiamo disponibili sul nostro portale. Abbiamo partecipato quindi in ottica PSI, come descriveva prima Gianfranco, quindi in ottica di cooperazione, di scambio di buone pratiche europee nei confronti e diciamo, nell'essere compliant alla PSI. Abbiamo portato avanti un progetto europeo già concluso, che si chiama OMER, con il quale, anche assieme ad altre regioni italiane, oltre che regioni del bacino mediterraneo, abbiamo creato un catalogo di dati basato su cinque categorie. Adesso non mi dilungo su questo, però è un tesoretto che ci portiamo in dote. Vado un po' avanti con le slide. Allora, come dicevo, il nostro portale, e non mi dilungo più di tanto, è basato sulla tecnologia Drupal e CICAN, ancora la versione precedente del DICAN, che come vi dicevo prima dobbiamo assolutamente implementare non appena abbiamo espletato le gare per il rinnovo e il refresh tecnologico del nostro sistema. Il gruppo di lavoro, questo mi interessa di più descrivervelo, è suddiviso in 8 ambiti, sono quelli che vedete anche sulle slide, per cui abbiamo un gruppo che si occupa degli aspetti legali legati agli open data, abbiamo un gruppo che si occupa della parte tecnologica, ma soprattutto di quella semantica, perché il tema della qualità dei dati ci è molto ma molto caro e siamo molto sensibili. Abbiamo istituito un piccolo osservatorio, come una specie di piccolo un mini open coesione per tutta la partita dei fondi strutturali interni. Stiamo con un altro gruppo ipotizzando tutta la parte di empowerment, quindi stiamo mettendo in atto proprio in questi giorni un programma formativo che fa parte un po' del kit che poi offriremo ai comuni del territorio. C'è un gruppo che si occupa appositamente di vedere le linee di investimento che ci sono, specialmente nei fondi europei e nei progetti comunitari. E un gruppo si occupa solo della parte interna, quindi dell'empowerment anche dei funzionari interni e di allargare il gruppo alle varie strutture dell'ente che hanno a disposizione dati. Poi c'è tutta la parte dello sviluppo applicativo, come vi dicevo, con un altro gruppo molto collegato all'università. E poi c'è chi si occupa della parte più, diciamo, comunicativa legata al marketing e quindi alla conoscenza, di quello che stiamo facendo. Sugli aspetti legali, ci siamo mossi anche qui in maniera, abbastanza pesante, nel senso che siamo arrivati addirittura ad una legge regionale che praticamente definisce in maniera precisa questa materia. E anche questo è un passo importante che fra un po' ci porterà anche alla stesura di un vero e proprio regolamento. Sì, qui sembra che un po' mi contraddica su quello che dicevo all'inizio, però lavorando nella pubblica amministrazione non è che possiamo sempre essere indifferenti al tema regolatorio. Sapete che l'adempimento purtroppo viene visto, c'è un bellissimo articolo oggi di Carlo Bocchi Sismondi su Forum PA, leggetevi tutto il tema della burocrazia difensiva. Purtroppo siamo pregni di questa mentalità e quindi il tema regolatorio è un tema che bisogna portare avanti parallelamente a tutte le evoluzioni anche di tipo, diciamo così, visionario, no? Nel senso, prima o poi ci si scontra sempre con il collega che dice: ma perché devo farlo? Cioè, chi me lo impone, no? E quindi ci siamo ovviamente coperti anche da questo punto di vista e penso sia giusto. Applicazioni, come vi ho detto, quindi questa è la parte che mi interessa di più. Noi stiamo cercando quindi di capire insieme all'università e gli stimoli che ci stanno dando gli studenti, sono studenti ovviamente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Venezia,
loro hanno a disposizione ovviamente i nostri dataset e le API che stiamo sviluppando o quelle che stanno cercando di sviluppare loro e cominciano a darci un contributo molto ma molto interessante anche da un punto di vista numerico, non solo da un punto di vista qualitativo di app, web app o app mobile che fra un po' pubblicheremo anche in una sorta di catalogo sul sito. Ovviamente dobbiamo prima securizzarle tutte, c'è un piccolo processo che al di là di quello che hanno fatto nel Project Work adesso deve essere un attimino vagliato perché non possiamo mettere ovviamente online magari delle applicazioni che possono avere delle backdoor, dei bachi o qualcosa che ci metterebbe ovviamente un po' in imbarazzo, però garantisco che fra un po' pubblicheremo anche tutto il catalogo di queste applicazioni. Poi, come vi ho detto, vabbè, il progetto Homer ci ha portato una grande consapevolezza sul fatto che comunque il tema dell'open data non va visto in un perimetro prettamente nazionale. La sfida è stata quella di mettere insieme diversi dataset che avevano ovviamente una semantica, possiamo dire quasi impossibile da legare assieme, quindi abbiamo utilizzato dei thesaurus europei per poter avere un minimo di fattore comune nell'esposizione. Sia da un punto di vista di categorie, ma anche di comprensione, la metadatazione per far capire nei vari linguaggi di che cosa si trattava. È stato uno sforzo lungo, interessante, ma che ha prodotto un ottimo catalogo e un motore di ricerca che è ancora disponibile sul sito del CSI e della Regione Piemonte, che era capofila di questo progetto. Attualmente che cosa stiamo portando avanti? Beh, allora siamo in corsa per un altro progetto proprio sul tema della qualità dei dati. Allora, diciamo sostanzialmente la cosa più importante e sulla quale volevo appunto fissare la vostra attenzione, noi siamo un po' maniaci sul tema della qualità dei dati e questo ci proviene anche dall'esperienza del progetto Home. Diciamo che sostanzialmente ci siamo accorti che la percezione che hanno gli utenti esterni nel momento, facendo ovviamente interviste, c'è tutta una cosa che non vi racconto che abbiamo fatto col progetto europeo, siamo andati a raccogliere molte impressioni esterne fra gli utilizzatori, fossero essi hacker che hanno partecipato ai vari hackathon o fossero ricercatori universitari o aziende con le quali abbiamo fatto molte interviste. La percezione che ha il mercato della qualità dei dati pubblici, ve lo garantisco, è pessima, nel vero senso della parola, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per la freschezza dei dati che molto, molto spesso esponiamo nei nostri portali, noi stessi, quindi faccio ammenda anche di questo, dati che insomma sono datati e quindi hanno pochissima importanza e possono essere sfruttati poco. Il tema della qualità è legato al tema della metadatazione. La metadatazione purtroppo spesso rappresenta in maniera errata o poco comprensibile la tipologia di dati che vengono presentati e soprattutto non permette di fare aggregazioni con altri dataset, e questo è un tema che ovviamente allontana il mercato dall'utilizzo dei dati. Voi sapete che il mercato spesso utilizza big data, invece, quindi prende dati dal mercato, i quali sono ovviamente metadatati in maniera molto corretta e spesso, e anzi, e quasi sempre sono tempestivi, freschi e quindi immediatamente utilizzabili. Quindi stiamo correndo adesso su un nuovo progetto europeo, che è un progetto che sostanzialmente tende a ribadire quello che vi ho appena detto, cioè bisogna insistere sulla qualità dei dati e presentare il più possibile a chi poi con la capacità o perché sono sviluppatori o perché sono ricercatori o perché sono dei veri nerd come gli hacker che conosciamo, ha la creatività nelle mani di poter ovviamente ingegnerizzare delle applicazioni di valore. Quindi in questo caso è un percorso che noi stiamo facendo per istituire dei cosiddetti Open Data Hub, che sono sostanzialmente dei luoghi di social innovation. Ve lo dico chiaramente, la nostra idea è quella che un po' in tutta Europa ultimamente si sente e si cavalca, che è quella di creare dei luoghi esterni alla pubblica amministrazione, okay? Quindi dei luoghi che proprio anche fisicamente siano fuori dalla pubblica amministrazione, dove mettendo a disposizione l'asset dei dati e un API management sicuro e standardizzato, noi possiamo attingere invece dalla creatività, dalla vivacità e dalla visione
di chi è in grado di fare le applicazioni. Non ci piace fare applicazioni open data direttamente come ente e probabilmente faremo di tutto per non farle proprio mai. Ok? Cosa abbiamo per poter fare questo? Ovviamente utilizziamo dei fondi strutturali. In questo momento noi abbiamo un'azione che è passata al comitato di sorveglianza, quindi è un'azione che nel futuro, al netto di tutte le problematiche finanziarie, quindi di allocamento dei fondi, ma comunque è stata accettata prima dall'Europa, poi inserita nel Por Veneto e poi anche dal partenariato accettata. È quindi un'azione che ci porterà a diffondere la cultura e l'utilizzo degli open data fra cittadini e imprese. Abbiamo a disposizione 3 milioni e mezzo di euro. Attenzione che il target finale, proprio come vi dicevo prima, sono le piccole e medie imprese venete, tutte le start-up tecnologiche, eventualmente aggregazioni di cittadini e, come vedete, i laboratori di innovazione aperta. È proprio qui che noi vogliamo portare il prima possibile tutto il tema dell'open data in modo che questo ci restituisca del valore. Quindi, come vedete, il concetto più che di data driven è proprio di demand driven, cioè deve essere la domanda che guida la nostra offerta. Quindi il progetto alla fine dovrebbe portare uso sempre condizionale, perché poi nella progettazione, nella programmazione europea, specialmente con tutte le liturgie pubbliche che molti di voi conoscono, che prima giustamente anche Gianfranco illustrava per quanto riguarda il PON governance, riuscire a rispettare il Gantt, riuscire a rispettare il framework con gli indicatori è una cosa che ha bisogno di una gestione accurata, puntuale e coscienziosa. Però diciamo il target, cioè l'outcome sostanzialmente, non l'output, che sarà quello di fare in modo che i nostri dati siano interrogati il più possibile. Noi abbiamo un indicatore specifico su questo progetto che è la chiamata alle API, non è lo scaricamento dei dataset. La nostra idea è quella di fare in modo che sempre più applicazioni interroghino il nostro sistema, il nostro nuovo sistema quando sarà in piedi. E invece l'outcome sarà quello di vedere quanti laboratori riusciremo ad aprire e quante applicazioni verranno restituite da questi laboratori. Ecco, io avrei praticamente finito l'esposizione. Se ci sono domande, me le potete tranquillamente mettere in chat. Eventualmente vi lascio anche il mio indirizzo di posta elettronica direttamente sulla chat. Grazie mille Gigi, non lo Se so, è volete, sono tutto, a è stato un disposizione. ritorno. Niente, io approfitto, visto che abbiamo qualche minuto in più, per rilanciare quello che diceva Gigi a proposito della metadatazione e del fatto che i dati debbano avere una qualità più alta per essere valutati in maniera positiva dal mercato. Nel senso che mettersi d'accordo sul modo in cui chiamiamo le cose è strategico in logica nazionale, è strategico in logica europea. Il progetto Homer è un'ottima pratica rispetto a questo tema e di qui a, cioè da un po' di tempo a questa parte, l'Unione Europea si è data da fare proprio per rispondere a questa esigenza. Immagino voi sappiate che uno degli obiettivi dell'Unione Europea, in particolare della DG Connect, che si occupa di tutto quello che è il digitale, è creare il cosiddetto Digital Single Market, cioè un mercato unico digitale europeo che superi le barriere tecnologiche e culturali dei vari paesi e che possa convergere, possa, non so, dati di fonte diversa possono dialogare sulla base di un vocabolario comune. Questo discorso viene portato avanti da un po', da qualche mese a questa parte, sia in sede europea che in sede nazionale, si è deciso per adottare un unico framework, un unico quadro di riferimento per la metadatazione che potesse essere condiviso da tutti i paesi europei. Questo standard si chiama DKP, ha una localizzazione italiana che si chiama DKPT e in questo momento è il riferimento italiano per quello che riguarda la metadatazione dei dati. Che significa? Significa che paesi diversi possono parlare la stessa, possono chiamare le cose allo stesso modo. Detto in maniera ancora più esplicita, significa che cittadini europei possono ricevere servizi basati sugli stessi dati in maniera uniforme, cioè
se io sviluppo un'applicazione che gira in Puglia e che attinge dati al datastore pugliese, posso utilizzare la stessa architettura software perché ha più o meno, le stesse library perché hanno più o meno lo stesso nome di qualunque altro, cioè se tutta questa cosa funzionasse e fosse adattata da tutti i paesi europei. È una sfida enorme e non vi nego neanche che sia un investimento di tempo e risorse non da poco perché metadatare i file non è piacevole, chiunque l'abbia fatto sa perfettamente che è una cosa piuttosto faticosa da portare avanti, bisogna mettersi d'accordo, bisogna porsi il problema di come chiamare, vero anche che nel momento in cui, come dire, è un'attività che si è avviata, poi nel momento in cui diventa parte integrante del percorso di valorizzazione dei dati pubblici, diventa un momento simile a quello dell'individuazione del dataset, simile a quello dell'esposizione, un momento intermedio in cui si decide di valorizzare ulteriormente i dati attraverso la metadatazione che, lo diceva bene Gigi prima, è essenziale per rendere appetibili i dati. In questo caso, ripeto, la cosa che dovrebbe interessare di più alle pubbliche amministrazioni è quello, rispetto al tema della metadatazione, rispetto all'adozione del profilo di GattaPT, è sapere che quando i dati della Regione Veneto, piuttosto della Regione Puglia, piuttosto del Comune di Ostuni, piuttosto che di qualunque pubblica amministrazione italiana, vengono esposti attraverso questo formato, diventano patrimonio comune di tutti i cittadini europei perché parlano la stessa lingua, perché è facile. Inoltre, lancio su questo tema perché, come immagino sappiate, noi come portale nazionale abbiamo di mestiere arvestiamo, cioè significa che prendiamo i metadati dai vari datastore locali e li portiamo in casa in maniera tale che ci sia un unico catalogo nazionale, in maniera tale che chi vuole conoscere tutti i dati in formato aperto sul tema ambiente possa visitare dati.gov e guardare tutti i dataset esposti da tutte le pubbliche amministrazioni italiane invece di andare a visitare i singoli dataset, i singoli cataloghi, che sarebbe una cosa piuttosto onerosa. Però a nostra volta siamo arvestati, cioè passiamo questi dati all'Unione Europea su un portale europeo che si chiama European Data Portal. Lo stesso mestiere lo fanno tutti i data store nazionali di tutti i paesi europei e questo necessariamente pone l'esigenza di mettersi d'accordo sul modo in cui chiamare le informazioni, perché altrimenti diventerebbe quantomeno caotico riuscire a trovare dati diversi sullo stesso tema in lingue diverse, in contesti differenti, in un unico data store che è quello dell'Unione Europea. Quindi a maggior ragione metadatare bene i file, adottare il profilo nazionale dei metadati significa riuscire ad essere trovabili, significa dare visibilità nazionale e internazionale ai propri dataset per qualunque pubblica amministrazione italiana. Ripeto, non è una cosa banale, non è una cosa immediata, però proprio in virtù delle cose che diceva Gigi, proprio in virtù del passaggio da dataset, da dato scaricato a informazione pubblica, è indispensabile riuscire a chiamarla col nome giusto. È a quel punto che si tratti di dati, che si tratti di API, che si tratti di qualunque formula di restituzione delle informazioni della pubblica amministrazione verso l'esterno, una volta che ci siamo messi d'accordo e che abbiamo attribuito i giusti metadati alle informazioni, diventa piuttosto semplice. Tutto questo era per fare un richiamo, faccio il mio mestiere di dati.gov.it. Sentite, Gigi, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti io passerei la parola ai colleghi dell'Umbria. Perfetto, grazie. Grazie ancora Gigi. Gianluca ha caricato le slide, Giovanni, eccolo qui. Giovanni, se ci sei, puoi aprire il tuo microfono e lascio parlare. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Giovanni Gentili, con me c'è il collega Andrea Castellani. Ci divideremo l'intervento in due parti. Noi facciamo parte della struttura che segue in Regione Umbria l'agenda digitale. L'agenda digitale si occupa di un ampio spettro di interventi e è suddivisa per noi in cinque missioni, che sono cinque ambienti in cui portare la trasformazione digitale. Gli open data e più in generale il tema dell'openness è trasversale a tutti questi temi e quindi ha una sua programmazione particolare. Non mi dilungo sull'agenda digitale in generale, abbiamo pensato di partire dall'esperienza Uber raccontandola un po' come si è sviluppata nel tempo, perché la prospettiva storica dà modo di intanto vedere quanto tempo è necessario per fare le cose e poi come l'evoluzione ci sta portando in alcune direzioni.
Quindi inizio con la preistoria, già Gigi ha iniziato parlando degli anni passati, quindi anche qui gli anni sono passati. Noi abbiamo due leggi regionali che sono una del 2006, che è stata la prima legge in Italia a parlare di open source, di formati aperti, standard aperti, e questo ha fatto sì che la Regione Umbria abbia sviluppato in collaborazione con le scuole, l'università, perché la legge prevedeva anche un finanziamento per progetti di questo tipo, abbia sviluppato un'esperienza particolare nell'ambito dell'open riferito al codice sorgente. Poi nel 2011, con la legge sulla semplificazione, uno degli articoli parlava di favorire la diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici aperti, quindi nell'ottica che nasce nel 2006 a livello europeo, di diffusione dei dati pubblici e quindi riferita però a quello che poteva fare la Regione Umbria come ente. Quindi siamo partiti da un'ottica molto centrata sull'ente, diciamo, prima che si iniziasse a parlare di agenda digitale. Però questo è importante per dire il tempo necessario perché una cultura come quella dell'openness, dell'apertura, poi vada a permeare davvero un'organizzazione. Quindi i tempi che sono necessari, molte volte noi pensiamo che sia facile smuovere un'organizzazione complessa, che fra l'altro è al centro di tante interazioni con altri enti, ma questo non è affatto un elemento da trascurare. La storia degli Open Data poi in concreto inizia nel 2013, quando viene definita l'agenda digitale dell'Umbria, e l'agenda digitale dell'Umbria parte con un percorso partecipato in cui il tema degli Open Data da parte degli stakeholder esterni alla regione incontrati emerge in maniera particolare. La richiesta dei dati emerge come una richiesta. Questo vuol dire che nel 2013 era in corso la costruzione della programmazione europea, quindi questo tema è stato inserito all'interno dei documenti poi di costruzione del POR. Quindi nel luglio del 2013 viene definito il disciplinare. Già qui vedete che la legge era del 2011. Nel 2013 viene definito il regolamento che disciplina i criteri generali dell'open data e quindi viene scelta la licenza CC BY e il disciplinare dice che questa va applicata a tutti i dati, anche ai documenti, quindi l'ottica è proprio quella del PSI, del patrimonio informativo pubblico e quindi di cercare di estendere, di liberare tutta la produzione, quindi anche un documento prodotto dalla regione, se costruito in una certa maniera, può essere chiaramente un documento riutilizzabile. Sui dati il percorso è stato più agevole, sui documenti chiaramente dove il percorso coinvolge invece strutture più amministrative, giuridiche, il percorso è chiaramente molto più complicato. Nel 2014 viene chiuso il percorso di definizione dell'agenda digitale. E a seguito di questo percorso viene fatta una nuova legge che definisce tutto il quadro strategico del digitale in Umbria, che modifica sia la legge 8 che la legge 11 del 2006. Viene esteso l'azione della legge del 2006 a tutto il concetto di openness e viene modificata la legge 8 per rendere diciamo, disponibile quanto la regione aveva già realizzato anche agli altri enti del territorio. Quindi abbiamo una legge che assegna alla regione il ruolo di promozione dei dati aperti anche rispetto ai comuni, e su questo torneremo. Quello che mi preme qui sottolineare è questo concetto di openness. Quindi per noi la legge regionale, vedete qui il testo riportato dalla nostra legge regionale, dice che la regione si muove per favorire l'adozione di software a sorgente aperto, la pubblicazione e il riuso dei dati aperti e lo sviluppo dell'amministrazione aperta, quindi l'open door. Quindi a partire dal 2014 la regione si muove su questa direzione. Nella figura vedete il disegnino preso da un report europeo con le tre palle dell'open data, l'open process e l'open service che in questo documento europeo del 2016 diciamo, sono la chiave dell'open gov in generale. Noi diciamo, aggiungiamo anche il discorso del codice sorgente aperto e degli standard aperti. Cioè, il nostro percorso è iniziato da lì e devo dire che secondo me questa è una chiave molto importante per il successo del percorso, nel senso che l'openness, quindi questa apertura necessaria proprio per affrontare tutta la trasformazione che stiamo vivendo, non solo nel pubblico ma anche nel privato,
Parte da una base che è quella del codice sorgente e degli standard aperti per poter veramente realizzare sia open data che open service. Adesso ci troviamo, diciamo, in questa fase e infatti nella nuova programmazione abbiamo iniziato a inserire delle azioni anche per l'OpenGov, quindi per l'amministrazione aperta. La costruzione delle basi precedenti ci permette di affrontare quest'ultimo passo, quindi insomma è il nostro percorso muove dal destra della slide verso sinistra. Quindi a partire da questa, diciamo, tipo di strategia del 2014, i due passi successivi sono stati finanziare un programma Open Data nel 2014, programma che ha portato all'installazione diciamo di CCAN e alla presentazione del repertorio regionale, lo chiamiamo così, cioè il sito dati.umbria.it. Il repertorio regionale nasce pensato per raccogliere i dati di tutti gli enti della regione, quindi sia di quelli che sono gli enti satellite del sistema regionale, quindi le agenzie, le ASL, eccetera, ma anche il livello territoriale, che per noi vuol dire un gran numero di piccoli comuni che chiaramente non hanno altrimenti la possibilità di strutturarsi in questa direzione. Il 2015, diciamo, vede terminati alcuni progetti tecnologici, quindi tutta la base tecnologica era pronta, e questo vuol dire che abbiamo affrontato, cercato di affrontare la consapevolezza dentro le strutture. Quindi è stato fatto un lungo percorso di leadership sui dati aperti e sulla cultura digitale, che ha coinvolto tutti i dirigenti regionali. Era una formazione obbligatoria ben 8 giornate, quindi un corso impegnativo che difficilmente in regione è stato organizzato, un corso di queste dimensioni, per sostenere il cambiamento rispetto a questo tema. E al termine di questo percorso, anche grazie al percorso, quindi con il frutto del confronto con tutte le strutture regionali, è stato definito il nostro modello operativo, quindi come funziona il percorso interno di produzione e pubblicazione del dato. Poi il collega vi illustrerà alcune cose di questo modello. Nel 2015 parte anche la seconda fase, quindi il programma Open Data continua con la seconda fase dedicata alla nostra partecipazione all'interno del progetto ComSode e a poi una prima sperimentazione di API basate sui dati. E anche questo vedrete poi gli elementi vi verranno illustrati nell'intervento seguente. Nel 2016, diciamo, terminata la strutturazione all'interno delle strutture regionali, quindi parliamo di l'intero 2015, nel 2016 ci si è posti il tema di portare l'esperienza al di fuori della regione. Quindi, per noi è stata molto importante l'esperienza dell'Openess nelle scuole. Prima con 5 progetti pilota che hanno coinvolto con un finanziamento dei gruppi di scuole che sono andate a fare degli esperimenti utilizzando l'open source e utilizzando gli open data regionali. E anche qui sono uscite delle cose interessanti, alcune applicazioni costruite dalle scuole, ve le farà vedere Andrea. Quello che mi preme sottolineare è che diciamo, il coinvolgimento delle scuole ci è servito a testare come poteva essere diffuso sul territorio questa tematica. E in occasione della partenza poi del Piano Nazionale Scuola Digitale, che ha istituito le figure degli animatori digitali, che sono delle persone, dei docenti di ruolo all'interno di ogni scuola che hanno il compito di portare la digitalizzazione e l'apertura, la Regione ha finanziato un altro progetto per costruire una rete tra questi animatori. Anche qui, sempre puntando sui temi dell'openness, per arrivare anche all'innovazione didattica, ma sempre per utilizzare questa dorsale. Le scuole sono diffuse sul nostro territorio molto di più delle sedi comunali, per utilizzarle come dorsale che coinvolgesse anche l'esterno. Quindi qui mi ricollego anche a quello che diceva Gigi, nel senso l'importanza poi di coinvolgere le altre realtà che stanno nel territorio. Per noi molte realtà, per esempio, associative. Le scuole hanno coinvolto i professionisti, perché per esempio le scuole tecniche hanno coinvolto geometri, ingegneri, agronomi,
Quindi tutto questo mondo ha scoperto, insomma, grazie all'iniziativa delle scuole, l'esistenza degli open data, le possibilità degli open service. E quindi il progetto è ancora in corso con gli animatori digitali, perché noi diamo sostegno per aiutarli anche a sfruttare quelle che sono le risorse nazionali, quindi non duplichiamo gli sforzi, ma andiamo in sinergia col PON nazionale della scuola, però con questa caratterizzazione, cioè usare le scuole come dei luoghi sul territorio. A questo punto, nel 2016, è partita anche la progettazione di quello che chiamiamo il progetto Linked Umbria, nel senso che oltre alle scuole c'è il tema dei comuni, come aiutare gli enti locali. Quindi siamo partiti con la progettazione dell'intervento per gli enti locali, coinvolgendo anche gli enti locali, già in un'ottica Linked Data, ma andando a cercare di individuare quale può essere il paniere dei comuni, cioè rispetto chiaramente alla strategia nazionale che individua nel paniere quelli che sono chiaramente i dati interessanti nazionali e di livello regionale. Noi come regione ci siamo posti il problema di come accompagnare i comuni ragionando su quali sono i dataset effettivamente interessanti su cui sostenere un processo da parte loro sui dati di loro titolarità. Siamo al presente, quindi nel frattempo abbiamo anche cambiato legislatura, quindi abbiamo ridefinito, come previsto dalle leggi, le nostre linee strategiche. Nelle nuove linee strategiche, che riprendono in gran parte quelle precedenti, perché abbiamo comunque una programmazione europea già vincolata, diciamo, l'elemento sicuramente che deriva da questa esperienza fatta è quella di sostenere le organizzazioni, nel senso il tema quindi della capacitazione, costruire le capacità dentro le organizzazioni per sostenere questi processi. Perché una cosa è istituire questo tipo di processi di corretta gestione del dato e di pubblicazione all'interno di un'amministrazione di grande dimensione, come può essere una giunta regionale, una cosa è pensare di portare questi processi in enti locali in cui abbiamo 10 dipendenti, 100 dipendenti quando va bene, quindi sistemi informativi che sono gestiti completamente in outsourcing. Quindi il percorso però che abbiamo fatto ci ha portato a inserire all'interno delle linee strategiche un elemento, cioè che il ridisegno delle organizzazioni non può che partire dai dati e quindi una serie di azioni per sostenerle nella loro capacità di innovare proprio a partire da una corretta gestione del dato, quindi non solo del dato aperto, ma una corretta gestione del dato in quanto tale, e usare questo dato per le decisioni, per i processi interni, perché questo valore vuol dire che poi l'amministrazione veramente investe sul dato perché ne vede un valore per la sua azione primaria, e chiaramente questo poi abilita la pubblicazione dei dati, anche con strumenti automatici, perché quando il dato c'è e è di qualità. Abbiamo strutturato chiaramente degli strumenti che poi vi farà vedere Andrea per la pubblicazione automatica di questi dati, per l'aggiornamento, anche la metadatazione. Quindi con il piano digitale che abbiamo appena approvato adesso a marzo, il piano digitale che facciamo quest'anno, diciamo, partono altre tre azioni che sono inserite nella programmazione. Nella programmazione in OT11, diciamo, per la parte che riguarda la capacitazione proprio sui dati e sull'OpenGov, abbiamo risorse per 1,4 milioni, che sono risorse ingenti per una regione come l'Umbria. Più ci sono altre risorse chiaramente nell'OT2 specifico per i servizi digitali. Le prime tre azioni che attengono a quanto andiamo raccontando oggi sono un'azione di capacitazione della gestione dei dati, quindi accresce la capacità e il sostegno a tutti gli enti locali, il dispiegamento del progetto Linked Umbria, a cui accenneremo dopo. E una cosa importante che vorrei segnalare è la costruzione delle basi per il nostro ecosistema e quindi per una gestione delle API e una regolamentazione di questa piattaforma all'interno di tutto il sistema regionale e poi volendo anche a favore dei comuni. Quindi la nostra ottica è prepararci a sostenere gli ecosistemi di servizi che verranno costruiti fuori. Tramite la corretta gestione del dato, la pubblicazione del dato, ma anche l'esposizione di API, quindi in quest'ordine, diciamo, perché l'esposizione delle API ci porta ancora di più nella direzione degli open services, degli open process, perché poi l'API ci permette di collaborare tra uffici, ci permette di collaborare tra enti, ci permette di collaborare con il privato, permette lo sviluppo di servizi online
in sussidiarietà realizzati dai privati su servizi pubblici. Quindi questa è un po' la visione che ha richiesto molto tempo per il suo dispiegamento, perché diventasse coscienza della struttura, e che è stata assolutamente interlacciata con la nostra programmazione europea. Io adesso vi lascio la seconda parte con Andrea. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, scusate il breve passaggio di consegne. Proseguiamo andando un pochino più in dettaglio, per quanto ovviamente il tempo e le opportunità lo possano consentire, su alcuni aspetti un po' più tecnici di quello che è stato un po' il nostro percorso relativo agli Open Data. Vediamo quindi molto brevemente, per quanto è superfluo elencare caratteristiche di un portale, di uno strumento come CCAN, qual è la prima nostra colonna portante sul tema Open Data, già nel 2014. Nasce quindi, come ha detto Giovanni, il nostro catalogo regionale. È un catalogo che nasce per ospitare più organizzazioni, quindi un luogo unico a livello regionale per anche le altre pubbliche amministrazioni. Nasce anche una metadatazione, quindi una scheda di metadati che in qualche modo rappresenta, se vogliamo, uno standard, una struttura standard dei nostri dataset, e che quindi fornisce informazioni tipo categoria, tag, responsabili di struttura e quant'altro, utili ovviamente sia per la navigazione che per il filtraggio di tutti i dataset pubblicati nel catalogo. Tra le caratteristiche di cui ovviamente è inutile citare in questo contesto di CCAN, sicuramente però è interessante valutare come l'harvesting stesso del prodotto ci ha consentito poi da subito di federare le nostre informazioni attraverso chiaramente delle funzioni native dello stesso CCAN verso, ad esempio, il portale nazionale o anche il portale europeo, ma anche altre esperienze da lì a breve che sono ritenute per noi molto importanti, come ad esempio l'harvesting vero dei dati verso altre realtà, altre organizzazioni. Nel caso specifico, la prima è stata ARPA, la nostra agenzia umbra per la protezione dell'ambiente. In cui loro, avendo rispettato gli standard Inspire, facendo una banale mappatura dei metadati con lo standard Inspire, è possibile appunto in harvesting avere la pubblicazione in automatico sul nostro catalogo. Come diceva Giovanni, la seconda colonna portante probabilmente della nostra esperienza già dal 2014 è rappresentata dal modello organizzativo, dal modello operativo sugli Open Data. Lo potrete sia come modello, ma anche con tutti gli allegati, trovare sul link che vedete qui in sovraimpressione, dati Umbria IT About. È un modello già pensato per le motivazioni che ha esposto anche Giovanni, per essere rilasciato, quindi per essere riusato con licenza Creative Commons, e presenta dei documenti sicuramente molto utili. Lo sono stati per noi, per la nostra organizzazione. Contiene degli allegati utili come la scheda dei metadati che abbiamo utilizzato, ma anche delle checklist, ad esempio, per la validazione dei dataset prima della loro pubblicazione. Quindi, se dovesse servire, vi invito a visitare il link e a riutilizzare tranquillamente il materiale disponibile. Nel modello organizzativo, ovviamente, abbiamo affrontato dei temi importanti come quello del modello organizzativo, quindi recependo ovviamente le indicazioni delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma anche il metodo Open Data Management Cycle, quindi tutto ciò che ovviamente era il nostro panorama rispetto al tema degli Open Data, e adattandolo ovviamente alla nostra dimensione, alla nostra realtà. Trovate anche sempre nel modello operativo il nostro processo di lavorazione dei dataset, che in qualche modo ci guida ogni volta nell'individuare quali sono i passaggi necessari per arrivare alla pubblicazione dei nostri dati. Oggetto però di questo patrimonio, diciamo, di queste linee guida, sono stati a nostro avviso anche dei momenti molto utili, molto importanti, che sono non tecnologici ma di fondamentale importanza per la nostra esperienza, ovvero sia materiale relativo e momenti, soprattutto relativi alla comunicazione.
Qui vedete due infografiche che sono state utilizzate in due momenti diversi che spiegano ad esempio le ragioni per aprire i dati. Cioè è inutile dire che quando parliamo di open data tipicamente o non si conosce il fenomeno negli uffici o si recepisce come un mero adempimento burocratico, quindi cercare una via che in qualche modo attraverso la comunicazione spieghi i motivi. È sicuramente come dovrebbe essere per ogni progetto, ma questo in particolar modo è un modo per in qualche modo anticipare o comunque come dire, prevenire le problematiche, perché effettivamente è un tema non facile, è un tema che va spiegato e quindi fa parte del processo. Anche questo è materiale Creative Commons, quindi lo trovate nel medesimo link di prima, lo potete migliorare e riusare in qualsiasi contesto. Stessa cosa abbiamo fatto per diciamo, il nostro processo, quella pipeline che avete visto, il workflow che avete visto prima nel modello organizzativo e nel modello operativo, è stato ovviamente tradotto in maniera molto più semplice per gli utenti, cioè capire quali sono i passi che devono seguire. In questo caso parlavamo un po' degli albori, quindi parliamo del processo di pubblicazione, quello più manuale, in cui comunque veniva invitato l'ufficio a fare dei semplici step, dei semplici passaggi per arrivare con successo a contattarci, insomma, e quindi arrivare alla pubblicazione del dato. Recentemente è stata fatta, sempre a scopo divulgativo, una videografica, a nostro avviso anche molto interessante, che di nuovo ha scopo di spiegare le ragioni e soprattutto i vantaggi degli open data, ma anche in questo caso una prospettiva, quindi una visione un po' prospettica, cioè cerca di spiegare quali siano i prossimi interventi che come regione, anche attraverso la programmazione in essere, andremo a porre nel territorio. Lo trovate nel canale YouTube dell'Agenda Digitale dell'Umbria. E vi invito a vederlo perché ci sembra anche questo un buon prodotto per la comunicazione. Ovviamente le nostre esperienze hanno visto, come dire, hanno portato dei risultati positivi e ovviamente dei risultati meno positivi, insomma, su base di quali ovviamente trarre delle conclusioni e fare delle azioni correttive. Sicuramente la scelta del catalogo è stata ottima, sicuramente è stato molto importante anche cominciare a fare un lavoro di squadra e immagino, cioè, mi riferisco soprattutto al coinvolgimento di alcuni uffici anche della nostra società in house, quindi è stato, essendo un progetto per sua natura, per tema diciamo abbastanza trasversale, è stata anche una nostra, se vogliamo, palestra dal punto di vista anche umano di lavoro di squadra fra colleghi, che è stata molto interessante. Da un punto di vista invece, diciamo di lettura negativa, sicuramente ci siamo resi conto che tutte le pubbliche amministrazioni, quindi anche noi come regione, produciamo una quantità enorme, no? Di dati, e che la corsa, diciamo, alla pubblicazione dal punto di vista meramente numerico non è assolutamente la strada giusta da perseguire, quindi l'approccio del tipo, insomma, cerchiamo di aumentare il numero dei dataset, classico penso problema che si pongono tutti nel momento in cui si apre un catalogo pubblico, è diciamo uno stimolo, ma non è certamente la strada da scegliere. Non tutti gli open data sono uguali, ovviamente, e dobbiamo assolutamente cominciare a ragionare in senso di dati appetibili, strategici e più importanti in termini di riuso, che è quello che diceva tra l'altro Gigi Togo, che saluto poc'anzi prima di noi. Che cosa quindi abbiamo appreso e soprattutto che cosa abbiamo pensato di fare per migliorare i risultati ottenuti? Allora, in primo luogo, ovviamente sappiamo quali sono i dati giusti, che hanno quindi determinate caratteristiche, su quelli, come dicevo, dobbiamo investire. Quindi dati aggiornati, documentati, pronti all'uso, ma dati anche che abbiano un certo appeal, cioè devono essere dei dati significativi, dati che siano di utilità per la nostra vita quotidiana. Quindi questa è la caccia cosiddetta al dato più importante, e questo probabilmente è il mestiere che come pubblica amministrazione dobbiamo
compiere nel nostro meglio. Per quanto riguarda la pubblicazione, ovviamente serve un approccio di sistema, quindi come dicevo prima, andare un po' a caccia del foglio di calcolo nel cassetto degli uffici dei colleghi non è assolutamente il sistema, e serve invece un approccio più metodologico, un approccio di sistema appunto, e vanno rivisti ovviamente i processi. Quindi non è, cioè, tipicamente oggi avviene che la pubblicazione se va bene, un processo opzionale del processo di trattamento del dato nei singoli uffici. E dobbiamo ripensare questi processi, purtroppo scomodando, se vogliamo, anche concetti come la digital transformation, cioè dovremmo, con comincia a usare il condizionale, ripensare in chiave digitale dei processi e ovviamente mettere la pubblicazione del dato come uno step centrale e quindi obbligatorio, e non come adesso che nella maggior parte dei casi è uno step opzionale e anzi come dire, si cerca qualche volta anche di evitare in tutti i modi. Aggiungo anche che ovviamente l'approccio alla pubblicazione in automatico, quindi l'approccio a collegarsi direttamente alle fonti dati, è l'approccio più ovviamente più funzionale, no? A questo tipo di vantaggi, quindi nel trovare dati sia significativi, aggiornati standard e quant'altro, come avevamo detto prima. Allora, come abbiamo diciamo rilanciato dal 2015 in poi, anche dal punto di vista tecnologico, l'azione, la nostra azione per migliorare i risultati. Innanzitutto abbiamo preso come riferimento tecnologico e metodologico Comsode, come diceva prima Giovanni, che è un progetto europeo di cui abbiamo riutilizzato sia la componente tecnologica, sia l'aspetto metodologico, che sono di fatto delle linee generali, diciamo delle indicazioni su come trattare i dati per ottenere appunto un dato di qualità. È una piattaforma che lo possiamo dire nella prossima. Ah, vabbè, diciamo ha riferimento nazionale, quindi anche partner l'Università Bicocca di Milano, e un docente, il professor Maurino, se non sbaglio, dovrebbe essere addirittura leader, insomma, di questo progetto. L'architettura è ovviamente complessa, è costituita di diversi moduli. Il più importante e l'unico che possiamo vedere in questa breve presentazione è quello Unified View, cioè ODM, il punto centrale, che è per il trattamento dei dati. Approfitto solo per dire che eventuali approfondimenti tecnici oggi impossibili li potete richiedere. C'è il nostro collega, l'ingegnere Azzurra Pantella, della nostra società in-house Umbria Digitale, che potrà rispondere a tutte le vostre richieste. Eventualmente troverete i suoi riferimenti poi all'ultimo, insieme ovviamente ai nostri. Dicevo, quindi, questi moduli funzionali in questa architettura complessiva hanno tutti il loro peso importante nel trattamento e nella gestione dei dati di qualità. Specificatamente noi, attraverso ODN, abbiamo iniziato a costruire delle pipeline di trattamento dei singoli dataset, cioè è possibile, come potete forse vedere dalla slide, in maniera anche visuale, creare una singola pipeline che si connette in diverse maniere veramente a una fonte dati. In questo caso specifico vediamo un esempio di SWAPE, quindi Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia, quindi un collegamento ad un database, quindi di fatto una view che prende e preleva i dati in automatico e per il suo trattamento e pubblicazione. Molte altre sono le possibilità di collegamento, parliamo ovviamente di RESTful, parliamo di SOAP, parliamo addirittura anche di FTP, quindi possiamo fare in maniera agevole, possiamo arrivare all'informazione, una volta avuta l'informazione, un sottoinsieme dei dati, trattarlo, quindi anonimizzarlo, raggrupparlo, fare delle operazioni molto interessanti per arrivare a una pubblicazione in automatico di qualità. Vediamo l'insieme delle pipeline. Non credo che riusciate a vedere le scritte nel dettaglio, ma troviamo la pipeline di prima, che era relativa ai SWAPE.
troviamo altre pipeline pronte che sono relative magari a dati turistici, quindi per ogni informazione, per ogni dataset costruiamo questo processo fatto di singoli blocchetti, come avete visto visuali, e fra prelevare il dato e trattarlo arriviamo fino ad una pubblicazione. Andando avanti, sempre vediamo lo scheduling, quindi è possibile ogni singola pipeline inserirla come job in una schedulazione complessiva, della quale ovviamente non solo monitorare, no, l'ultima esecuzione, ma banalmente decidere la frequenza, no, in cui questo job debba essere lanciato, quindi frequenze giornaliere, mensili, lo decidiamo noi quale sia la cadenza più opportuna. Diciamo, il nostro percorso poi va avanti con Umbria Open API. Cominciamo a toccare anche grazie a ODN, quindi la possibilità di avere dati di tipo LinkedIn, RDF e quant'altro. Cominciamo il nostro percorso verso LinkedIn e verso l'API, come diceva prima Giovanni. Quindi con Umbria Open API, cui indirizzo potete vedere qui sempre nella slide, è possibile trovare, diciamo, un vero e proprio spazio per developer, dove sono disponibili sia le API RESTful del nostro sistema. È possibile anche trovare come esempio, sempre un esempio di servizio, una georeferenziazione in mappa di tutti gli attrattori turistici relativi al progetto Umbria Turismo, che sono appunto dei linked prelevati e trattati con ODN. Trovate anche uno spazio Sparkle Endpoint, in questo caso virtuoso, dove è possibile addirittura con diciamo tre click riuscire a formulare delle query Sparkle direttamente nei nostri dati, quindi un ambiente che serve proprio per lo sviluppo gli applicativi, lo sviluppo, cioè per prendere dimestichezza. È se vogliamo, un ambiente necessario per cominciare a parlare al territorio di momenti con le scuole, con le aziende, per trovare insieme, diciamo, quelle che sono le strutture, le infrastrutture, i modi, i momenti per poi creare del valore aggiunto su queste informazioni, su queste stesse infrastrutture. E cosa su cui ci puntiamo molto nei prossimi mesi. Trovate anche LogView, che è un visualizzatore sempre open source di Linked Data, già integrato nella nostra piattaforma. A titolo, diciamo, sperimentale, per collaudare e misurare in qualche modo, sperimentare le nostre tecnologie, i nostri dati, abbiamo anche realizzato un bot Telegram. Potete provarlo, quello è l'indirizzo Telegram. Fornendo la vostra posizione già riferita, vi fornisce banalmente, chiaramente un esperimento, ma vi fornisce i 5 attrattori turistici più vicini alla vostra attuale posizione. E niente, tutto ciò evidentemente ci dimostra che mettere insieme tecnologie e contenuti è una strada molto promettente per la regione, e proviamo a mettere insieme sulla programmazione, anche in essere, momenti per, come dire, mettere in sinergia diverse azioni proprio in queste direzioni. Comincia anche, e su questo vogliamo investire molto di più in termini anche di tempo, la produzione di app, passatemi il termine, dal basso. Questa è un'app che è stata sviluppata da una scuola, specificatamente il Polo Tecnico Franchetti Salviani di Città di Castello. La trovate su Google Play, perché per Android, e si basa sui nostri open data. Quindi semplicemente preleva i dataset della produzione dei nostri vini DOC locali e li georeferisce in una mappa, e quindi in un'app nel vostro telefono. Momenti come questi con le scuole saranno oggetto di interventi successivi. Abbiamo in mente di fare momenti proprio di costruzione relativi ad hackathon, relativi, insomma, a tante cose interessanti, mettendo insieme quello che diceva prima Giovanni, l'ecosistema cloud, eccetera, e anche i nostri contenuti open data. Questo sarà per noi, in virtù anche del nostro progetto Rete nei motori digitali, dei passaggi che prossimamente saranno molto significativi su questo tema.
Per quanto riguarda specificatamente invece le azioni verso gli enti, sotto il nome LinkedIn Umbria cominceranno, avremo modo di mettere insieme una serie di iniziative tematiche che avranno quindi a che fare con la sanità, con il sociale e quindi anche con i comuni e gli enti locali. Attualmente stiamo finendo la progettazione con i cinque, una coprogettazione con i cinque comuni, i cinque nostri comuni dell'agenda urbana. E scopo di questa coprogettazione è quello di selezionare dei potenziali dataset sulla base delle funzioni fondamentali dei comuni, quindi quelle del DL95, vedere sempre nell'ottica di cui si diceva prima quali siano effettivamente i dataset più interessanti, con la ricaduta più utile, diciamo, per il territorio, e su quelli cercare di fare un'azione di sistema sull'intero territorio in modo tale da che possa portare a un processo e quindi a una pubblicazione automatico da parte di tutti i comuni dei dataset che andremo ad isolare. Direi che è tutto, vi lascio solo con una, diciamo, frase così, suggestiva, se vogliamo romantica per certi aspetti, perché abbiamo parlato di cose molto interessanti verso il futuro. Da soli non possono cambiare il mondo, perché in realtà sono le persone che lo possono riuscire a fare. Vi saluto tutti e vi ringrazio. Questi sono i nostri riferimenti. Per qualsiasi cosa Mille grazie scriveteci e vi assai, auguro una davvero buona giornata. grazie mille. Giovanni, c'erano un paio di domande per voi che trovate nel contenitore domande. Nel frattempo, mentre magari ci date una scorsa, io ne approfitto per passare la parola a Gigi, che credo volesse dire qualcosa a conclusione dell'intervento di Gigi. Vai. Sì, mi riallacciavo ovviamente a quello che diceva Andrea, la sperimentazione su alcuni bot. Allora, come ricordavi tu Gianfranco, molti anni fa parlavamo di questi temi e ci si considerava probabilmente un po' troppo avanguardisti. Oggi sul tema che ha citato Andrea, che è quello sostanzialmente dei chatbot e del machine learning, dentro la PA forse sarebbe tempo di seminare un po' di cultura e far capire che i prossimi utenti probabilmente non utilizzeranno mai i servizi a portale, tantomeno utilizzeranno le app che ancora siamo convinti siano l'interfaccia dei millennials o nativi digitali, come volete chiamarli. Ma probabilmente l'interazione attraverso sistemi di messaggistica o altri sistemi comunque assistiti è il panorama verso il quale anche la pubblica amministrazione deve tendere. Noi Veneto stiamo facendo delle bellissime cose in questo senso in ambito sanitario. Io non per far pubblicità stupida al mio blog personale, però questo è un tema che ancora non ho trattato sui vari posti dove scrivo, che siano agenda digitale piuttosto che futuro o altre robe. Vi giro questo piccolo For Dummies, Link for Dummies, che è propedeutico a capire l'impatto che avranno i chatbot nei prossimi anni. Vale la pena interessarsi e condividere questo tema perché l'open data si sposa perfettamente. Abbiamo fra l'altro nella comunità italiana di Spaghetti Open Data moltissimi ragazzi bravi, cito l'amico Piersoft Paolicelli che è uno di quelli che sforna più bot sulla piattaforma Telegram, ma legati agli open data, però vi garantisco, è un tema sul quale non finirò mai di predicare, la pubblica amministrazione deve metterci tanta, ma tanta attenzione e sicuramente impegno. Grazie mille Gigi. Regione Umbria hanno, le domande sono più o meno state evase via chat, mi pare di capire, quindi abbiamo 3 minuti, io ne approfitto per riempirli dandovi giusto una considerazione sul webinar di oggi e mi è piaciuto particolarmente di entrambe le esperienze che ci avete raccontato. Quindi la parte tecnologica è certamente indispensabile, però è molto interessante i modi in cui due soggetti diversi come la Regione Veneto e la Regione Umbria abbiano cambiato, ripensato volendo, la propria organizzazione interna in funzione dei dati aperti. Non è certamente soltanto una questione tecnologica, sono
laddove la questione tecnologica è certamente indispensabile, però l'impatto organizzativo è la cosa che dovrebbe venire fuori più spesso ed è la cosa che magari delle volte viene eclissata parlando di metadati, parlando di tecnologia, parlando di cose di questo tipo. E mi piace che webinar di questo tipo servano, cioè occasioni di questo tipo servono anche a ribadire quanto poi sia centrale l'organizzazione che c'è dietro l'esposizione dei dati. In particolare nel caso della Regione Umbria, i dati che nascono aperti, cioè non hanno un passaggio intermedio, ma sono fatti per essere la fonte direttamente quella a cui attinge il dato e poi viene esposto in formato aperto. Mi sembra il paradigma migliore per parlare di open data e per capire come questa cosa dovrebbe diventare già adesso. Due cose tecniche al volo rapidissime. La prima riguarda la registrazione e i materiali di questo webinar. Già li trovate, esatto, Gianluca ha finito via. Appena postato in chat il link alla stessa pagina da cui vi siete iscritti, da questo momento trovate le slide di tutti noi relatori e di qui a un pochetto troverete anche la registrazione integrale del webinar embeddata da YouTube. Faccio pubblicità a mia volta al webinar della prossima settimana, cioè scusatemi, il prossimo webinar di questo ciclo. Per il momento la data è fissata per il 20, però stiamo un attimo dibattendo sulla possibilità di spostarlo alla settimana successiva. Potete tranquillamente iscrivervi sin d'ora. Trovate l'evento su Eventippa, magari riesco anche a recuperarvi il link. Nel caso in cui ci dovesse essere uno spostamento, ovviamente notifichiamo via mail a tutte le persone che sono iscritte la nuova data del webinar. Quindi, insomma, c'è già e vale quella che c'è. Grazie moltissimo Gigi, grazie per l'esposizione di oggi, grazie per la marcore dei webinar precedenti, era il febbraio 2012, tipo qualcosa di sì. Mille grazie alla Regione Umbria, grazie Giovanni, grazie Andrea, grazie a tutti voi che avete in 124, siete arrivati a conclusione del seminario di oggi. Ed è un piacere, soprattutto se consideriamo che è l'una e mezza, immagino siete attirati da un buon pranzo verso quest'ora, quindi siamo, come dire, contenti e fra l'altro anche piuttosto sorpresi che un tema di questo tipo continui a interessare una platea così ampia di persone, ci fa davvero, davvero moltissimo piacere. Grazie Gianluca Finito che era qui con me in regia redazione, grazie a tutti i relatori di oggi, ancora una volta grazie a voi, ci vediamo tra qualche settimana. A presto, grazie.